Poracci, vi ricordo che domani seguiremo in live lo State of Play di Sony. L'appuntamento è a partire dalle 21.30 qui in live su YouTube. Mi raccomando, non mancate, altrimenti ci rimango malissimo. Poracci, due TG Poro in due giorni di fila e altrettante solo risposte sbagliate. Ma che è, il 2022? Forse vi sto viziando. Bah, chissà, comunque Tizio è stato velocissimo a riconoscere quella grandissima ciofeca dell'isola dei famosi per Wii e come risposta sbagliata voglio prendermi un attimo per riflettere sulle parole di Kevino. Tutti dicono di che gioco si tratta ma mai nessuno dice: ehi gioco, come stai? Sono qui se vuoi parlarne. Parole dure che fanno pensare. Peccato che non ci sia tempo per perdersi in chiacchiere. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Sua maestà l'imperatore Doyle di arrestare quella ragazza. Ma chi è? Questo non la riguarda. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in continuazione. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma così tanto che ha colto di sorpresa anche me, sono scioccato. Ma lo sapete cosa c'è di ancora più assurdo? Il fatto che non siete iscritti al canale. Ma non vi vergognate, dai su, mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Iscrivetevi al canale e visto che ci siete, cliccate tutti i links che trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto. Iniziamo! Nonostante la poca distanza dalla pubblicazione di ieri, riusciamo comunque a partire dall'angolo della poracciata. E si parla di Game Pass e del piano Friends and Family. Il servizio in abbonamento di Microsoft infatti ha recentemente introdotto un piano di condivisione del canone mensile lo scorso settembre. L'opzione fino a questo momento era disponibile esclusivamente per il mercato irlandese e anche quello colombiano, ma ora sarà possibile sottoscrivere questo tipo di abbonamento anche in Nuova Zelanda, in Sudafrica, Cile, Ungheria, Israele e Svezia. L'offerta è particolarmente vantaggiosa. Fino a 5 utenti possono condividere il prezzo di un abbonamento mensile al costo leggermente maggiorato, che passa da circa 13 euro a 22. L'unica limitazione è che la condivisione deve essere effettuata tra account registrati nella stessa nazione. Per il resto si hanno tutti i contenuti garantiti dal Game Pass Ultimate. Speriamo che questa iniziativa venga estesa anche sul suolo italiano. E dai, visto che stiamo parlando di Xbox, va aggiunto un altro tassello a una delle notizie principali di ieri. Phil Spencer e soci hanno esteso l'impegno preso con Nintendo anche con Nvidia e al suo servizio GeForce Now. Nel caso l'acquisizione di Activision dovesse andare a buon fine, Microsoft garantirebbe la presenza dei suoi first party Xbox e del suo catalogo sulla piattaforma di cloud streaming. Un'altra mossa pensata per contrastare le obiezioni che vorrebbero, nella fusione dei due publisher, il primo passo verso un monopolio. Ma quindi sto matrimonio si farà o non si farà? Chissà, probabilmente sì, anche perché ad opporsi all'acquisizione sembra essere rimasta solo Sony. Sono uscite le recensioni di Kirby e la versione deluxe di Return to Dreamland è stata promossa a pieni voti. Ho avuto la possibilità di recensirlo in anteprima su EveryEye, trovate sia il testo sul loro sito che un video dove ho messo solo la voce. Se siete amanti dei platform io ve lo straconsiglio e anche se avete giocato all'originale dovreste prendere in considerazione l'acquisto, soprattutto se vi interessa l'aspetto multiplayer del titolo. Comunque, ci sono voluti circa 6 anni, ma Nintendo sembra iniziare a capire come vanno fatte le remaster. Meglio tardi che poro, no? O era meglio poro che mai? Non mi ricordo. Dimenticatevi la storiaccia dell'update 16.0.0 di Switch, è tempo di parlare di aggiornamenti belli corposi. No Man's Sky continua il suo processo di perfezionamento con l'arrivo dell'update 4.1 intitolato Fractal. Sono tantissime le novità introdotte da Hello Games e sebbene alcune di queste riguardino la porzione VR dell'esperienza, ci sono molte cose che interessano gli utenti Switch. Si va da nuove missioni e astronavi fino a una lista infinita di bug fix e miglioramenti alla quality of life. Veramente tanta roba. Magari tutti quanti i publisher e gli sviluppatori assumessero questo atteggiamento virtuoso. Non faccio nomi, va. Ma anche Square Enix ci prova a mettere delle pezze, in questo caso particolare il cerotto se lo prende Chrono Cross Radical Dreamers Edition. La remaster uscita l'anno scorso purtroppo non brillava certo per qualità, un vero peccato considerando che stiamo parlando del seguito di uno dei JRPG più importanti di tutti i tempi. Insomma, Square, un po' di rispetto, no? Cosa aggiunge questa versione 1.0.2? Beh, che ora tutte le battaglie girano a 60 fps, ma su Switch c'è un grosso asterisco. Tutte le battaglie sì, tranne quella finale che rimane bloccata a 30 fps.
Fantastico. Anche Sports Story purtroppo è stato rilasciato in uno stato abbastanza penoso e Sidebar Games ha appena rilasciato una nuova patch pensata per piallare i numerosi bug che affliggono l'esperienza. Il changelog continua a riportare indicazioni piene di humor, ma speriamo che dietro le battute ci sia un lavoro concreto. Bene, ora prendiamoci un attimo per ragionare sul fatto che esiste un crossover fighissimo tra Minecraft e Mega Man X. Non so quanto la demografica dei giocatori di Minecraft possa essere interessata una serie ormai scomparsa da secoli, ma ogni volta che Mega Man rispunta fuori è sempre un piacere. Il DLC poi sembra proprio ben fatto e costa circa 8 euro. Ci sono amanti delle statue First Four Figures tra di voi? Beh, tra i tanti eventi che avranno luogo nei prossimi giorni, segnatevi la data del 28 febbraio. Per l'occasione sarà infatti presentata nel dettaglio la nuova statua della linea dedicata ai campioni di Breath of the Wild, ovvero Daruk. Come ogni oggetto First Four Figures, anche il Goron sembra di pregevole fattura. E per fortuna che non sono ancora caduto nel tunnel delle figures, altrimenti sarebbero stati dolori. Va bene, poracci, passiamo alle notizie del giorno e fate molta attenzione perché in realtà sono tutte e tre connesse tra di loro. Partiamo da quella più recente. Nintendo ha ufficializzato oggi che a marzo ci sarà un Nintendo Direct. Però sarà un evento molto particolare. Infatti la presentazione, prevista per il 9 marzo alle 23, si concentrerà esclusivamente sul trailer finale del film di Super Mario. Nintendo ci ha tenuto a precisare, togliendo così ogni dubbio ed evitando speculazioni di sorta, che durante il Direct non saranno discussi i videogiochi, ma solo ed esclusivamente il film. Sono curiosissimo di vedere cosa ci regalerà questo trailer finale e ovviamente seguiremo l'evento in diretta, anche se dovrò inventarmi qualcosa per evitare che Universal e Nintendo mi buttino giù la stream. Fatemi sapere nei commenti cosa vi aspettate di vedere il 9 marzo. Però intanto c'è un altro dettaglio molto importante. Il 9 marzo è il giorno prima del Mario Day, il giorno dell'anno in cui si festeggia l'idraulico baffuto. La scelta di questa data ci riallaccia infatti direttamente alla seconda notizia. Ieri un leak ha infatti svelato la probabile esistenza di un bundle Switch dedicato proprio a Super Mario. La soffiata arriva direttamente da Bilbilcoon, l'utente di D-Labs che spoilera sempre con largo anticipo tutta la lineup del PlayStation Plus mese dopo mese. Secondo il leaker, Nintendo avrebbe intenzione di commercializzare a partire dal 10 marzo un nuovo bundle di Nintendo Switch. Questo sarebbe composto dalla versione base della console in colorazione rossa, da un codice di download per Mario Odyssey e da un bonus legato al film, magari una custodia a tema. Il prezzo sarebbe di circa 270 euro. Attenzione, perché chi si aspetta una nuova console o un nuovo gioco di Mario rimarrà deluso. Si tratta di un bundle proprio standard. Un po' come accade con Mario Kart, non solo secondo il leaker a essere incluso sarà un gioco di oltre 5 anni fa, ma la console sarà la versione base e neanche in edizione OLED, e probabilmente sarà solo la scatola a presentare qualche particolarità. Quindi questa potrebbe essere l'unica iniziativa pensata da parte di Nintendo per rilanciare l'interesse generato dal film e riportarlo così nel mondo delle console. A questo punto però dobbiamo chiederci, ma quindi che fine ha fatto la OLED di Tears of the Kingdom? Qui la storia si complica parecchio, ma attenti ai fake. Abbiamo visto questa edizione limitata per la prima volta in un leak datato ottobre 2022 e proprio qualche giorno fa la console è rispuntata in quelli che questa volta sembravano degli artwork ufficiali, anche perché condivisi dallo stesso utente che aveva svelato i contenuti dell'artbook del gioco. Beh, salta fuori che in realtà si tratta di artwork fake, postati 5 giorni prima su un social cinese dove un fan aveva ricreato amatorialmente gli artwork della console prendendo come base le foto scattate di nascosto. Ma questo significa che la console è un falso? Non necessariamente, anzi continuo a credere che Nintendo stia aspettando solo l'occasione giusta per ufficializzare il modello serigrafato di OLED. E a questo punto prendiamo due piccioni con una fava. Nintendo ha infatti da poco confermato la sua partecipazione all'edizione 2023 del PAX East, una fiera del videogioco che si terrà a Boston dal 23 al 26 marzo. Considerando che Nintendo sarà fisicamente presente all'evento, possiamo speculare che l'azienda decida di portare al suo stand anche Tears of the Kingdom, magari addirittura con una versione di prova del gioco. A meno di 2 mesi di distanza dalla pubblicazione di Tears, l'occasione sarebbe perfetta e magari potrebbe essere accompagnata da un treehouse incentrato sul gameplay del titolo.
o perché no, da un direct dedicato. Quindi in queste date potremmo avere l'annuncio ufficiale del modello OLED, però qui stiamo iniziando a speculare e di brutto. Insomma, dopo il direct di febbraio, se tutto questo si rivelasse vero, rischieremmo di avere un marzo con ben due direct. Forse stiamo sognando a occhi aperti? Voi che ne pensate? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Tears, Michele Fake, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Questa volta la registrazione l'ho fatta partire. Bravo, complimenti, campione. Cam 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 cam.